Buongiorno a tutti, anche oggi video mattutino. Vi piacciono molto questi video e piacciono anche a me, anche se devo dire mi sveglio mezz'oretta prima per poterli registrare. La mia adorata colazione che oggi mi ha fatto un po' ingrippare. Il buongiorno del mio ragazzo. Dicevo, mi ha fatto ingrippare la colazione perché vi capita mai che mancano cereali, cioè preparate il latte, questo è il latte di soia, ci metto le bacche di goji e poi mancano i cereali, cioè erano rimasti tanti così. Inizio ad utilizzare la crema contorno occhi Epilux della Dermo Research, che è anti occhiali, anti borse, veramente molto molto fresco, quindi secondo me funziona bene anche sulle borse. Poi utilizzo sempre la BB Cream di Sobioetic e la vado a stendere non con l'originale di MAC, che vedete è anche sporco, ma col farlocco, perché volevo far vedere la differenza. Vedete che sono veramente molto simili. Il farlocco ha le setole un po' più contenute, un po' più fitte, ma veramente si stendono perfettamente bene. Io faccio tipo spazzolina. Una cosa che ho notato da quando sto facendo questa cura è che il pH della mia pelle è diventato completamente acido. Infatti anche se mi lecco le labbra sento quella... Ho notato che qualsiasi fondotinta, BB cream che vado ad utilizzare, cioè si scurisce sulla mia pelle, diventa un colore diverso da quello che in realtà è. Cioè io questa BB cream ormai la utilizzo da 2 anni, però se vedete è un po' più scura, cioè non è che si nota tanto, mo ve lo sto dicendo, magari lo notate, però questa utilizzo da 2 anni, mi trovo bene, l'unica cosa è la colorazione che ahimè non è più perfetta, ma perché il problema è mio per via di questa acne del cavolo che mi ritrovo grazie al morbillo. Oggi voglio farvi vedere in action un nuovo correttore, che è quello di Marc Jacobs, che costa un occhio della testa ed è molto molto coprente. Allora, ne metto veramente poco perché altrimenti faccio un pastocchio. Questo è il numero 3 ed è perfetto per chi è medio come colorazione, non va, è sempre sul beige ma non mai sul rosa, e ho notato che comunque Marc Jacobs fa molti correttori che vanno sul rosa, infatti ho avuto un po' di difficoltà nella scelta. Io veramente non capisco perché le aziende cosmetiche, anzi no, lo capisco, tanto in cipro con la cipria, fanno tantissimi fondotinta, correttori che virano al rosa. Ma lo capisco perché da consulente d'immagine, quali sono, c'è molta richiesta di persone che vogliono il fondotinta rosa perché dà quell'effetto salute. Io mi sento male. Il fondo, noi siamo beige ragazzi, anche chi è molto chiara, chi ha tanti rossori, ha il sottotono giallo, perché anche come Italia, cioè siamo gialli tendenzialmente. Ok, ci può capitare uno o due casi, ma in tutta la vita forse. Completo la base con questo bellissimo fard di Il Masca Bag. Poi prendo un pizzico di Bama Mama e assolutamente vado a fare un po' di contouring al naso, anche perché io ho il naso grande, però in video sembra ancora più grande e me ne sono accorta dall'ultimo mio preparo con voi, dove non l'avevo fatto, ma avevo un naso a patatone allucinante. Ieri mi sono persa le iene, mi sono azzeccata, non so, sicuramente molte di voi si azzeccano a questo programma, al canale Top Crime. Io esco pazza per Top Crime, vedo tutti i telefilm polizieschi. Quando ero piccola vedevo questi telefilm e dicevo, ah, da grande voglio fare l'avvocato, voglio fare la poliziotta, perché mi piacevano un sacco. Mi
dolcis in fondo vado ad applicare anche l'illuminante. Ho ripescato questa palettina di Sleek, questa qua, che è fatta sia di creme che di una polvere. Quindi che faccio? Vado prima con una crema, è molto pigmentata, guardate che questa c'ha l'altro po' di glitter, forse ho sbagliato, direi che basta anche questa, sì, c'è il glitter a posto. Oggi di mattina esco con il glitter come illuminante, non lo sapevo. Ecco il bello di mi preparo con voi. Applico il primer potion di Urban Decay o quello che ne rimane. Adesso applico Coral Reef di questa ultima collezione di neve, che è uno degli ombretti più belli, e lo applico da bagnato, cioè ho spruzzato un po' di Fix Plus nel tappino. Adesso ci vado a gettare l'ombretto e lo applico su tutta la palpebra mobile. Dopodiché, prima che si asciuga, sfumo leggermente i bordi e con un nero bello intenso, utilizzo questo qui della Urban Decay appartenente alla Naked Basic, un pennellino piccolino, decido di fare un trucco che effettivamente l'ho fatto un po' di tempo fa, pubblicare la foto su Instagram e mi è piaciuto, quindi lo vado a rifare. Lo applico sia all'inizio sia alla fine. Dopodiché mi sfumo questa parte qui e questa parte qui. E il gioco è fatto. Prendo l'eyeliner, questo qui di Kiko, mi trovo abbastanza bene anche se non vi dovete toccare perché sbava se vi toccate, e cerco di fare una riga sottilissima. Solo all'attaccatura, ok? Non voglio codine. Sul dotto lacrimale applico un pizzico di questo ombretto che si chiama Opalesse di MAC, che ha questi riflessi rosa. Sto in fissa con questi ombretti, eh? Questo me l'ha regalato Alessia. Però non contenta, voglio dare molta intensità agli occhi, ecco, non ero più a fuoco, applico la matita nera all'interno della congiuntiva. Mascara volume, utilizzo questo di Bioniche. Ok, cioè un occhio sì e un occhio no, ne dobbiamo parlare. Vado a ridefinire le sopracciglia sempre con la matita per le rosse di Neve Cosmetics, però utilizzo solo la parte chiara perché non mi piacciono le sopracciglia troppo marcate di giorno. Allora, sono stata indecisa fino all'ultimo se mettere un rossetto acceso o un rossetto tenue. Alla fine ho optato per quello acceso perché le labbra sottili vanno truccate di più nonostante il trucco occhi sia già bello intenso. Quindi residui di dentifricio. E vado ad applicare una tinta labbra che mi ero dimenticata che esistesse, la Lampone di Wycon, che era uno dei miei colori preferiti, poi l'ho accantonata. Questo è il trucco terminato, vedete il cuore caldo, potrei chiamarlo così il tutorial, fuori freddo e dentro caldo, cuore dentro caldo, freddo, vabbè, la mia stupidità non ha limiti, mi piace. Niente, questo è il look finito. Sti capelli ultimamente non li sopporto più. Niente, vi piace questo look? A me piace tanto, non è un trucco giornaliero, cioè come dico sempre dipende da come siete, visto il rossetto nel dente, da come siete voi, quindi a me piace. E vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.